Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Di primo tempo tra Orange e Real Santiago, andiamo a intervistare il numero 11 degli Orange, Spinuso. Spinuso, primo tempo che vede in vantaggio di 2-1, qual è la tua diagnosi per questo primo tempo? È una partita molto dura, è combattuta, siamo andati in svantaggio, abbiamo riuscito a capovolgere il risultato. Speriamo di mantenere lo stesso risultato per ci può dare la qualificazione al girone di Champions, le quattro più di ogni girone. Speriamo bene. Va benissimo, ringraziamo Spinuso, andiamo a parlare con i giocatori del Real Santiago. Cognome? Angelone. Angelone, primo tempo che vede in difficoltà, state perdendo di 2-1 nonostante state esprimendo un buon calcio. Cosa è mancato lì davanti? Un po' la difesa. Quindi da migliorare la difesa. Va benissimo, ringraziamo il giocatore del Real Santiago ora all'inizio di questo secondo tempo tra appunto Real Santiago e Orange. Un saluto da Potenza. Partita tra Orange contro Real Santiago finita 5-4 per il Real Santiago. Siamo qui con il migliore in campo, Roberto Amato, e il migliore dei suoi, Spinuso Pasquale. Passiamo prima da Pasquale. Pasquale, oggi una partita, il primo tempo buonissima, eravate in vantaggio di 3-1, poi vi siete fatti rimontare. Come mai? Sì, siamo stati in vantaggio quasi tutta la partita, poi all'ultimo hanno perso le marcature. Abbiamo preso 4 gol tutti uguali che ci hanno eliminato. Come mai comunque questo calo di concentrazione? Boh, credevano già di aver vinto e invece le partite si giocano fino alla fine. Giusto, giusto. Questi Orange comunque accedono ai preliminari di Champions League. Cosa puntano? Speriamo di giocarcela fino alla fine. Speriamo di passare. Ci sono i preliminari di Champions, sicuro, per voi. Allora, speriamo di giocarcela alla pari con chi prendiamo e speriamo di spuntare. Ok, vuoi salutare qualcuno? No, la squadra in generale. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Andiamo qui dal migliore in campo, Roberto Amato, autore di 2 bellissimi gol, il primo soprattutto nell'incrocio. Raccontaci un po' il gol. Niente, ho visto che non mi marcavano tanto e ho provato a tirare. Mi è andata bene e ho segnato. Oggi abbiamo visto il Real Santiago rimaneggiato, tante assenze, ma anche un grandissimo acquisto, quello di Summa. Un grandissimo giocatore, mantiene bene palla, sponde, che secondo me può fare benissimo con Palumbo. Cosa ne pensi? Stiamo giocando da 3 partite ormai senza portiere, senza attaccanti. Ci stiamo arrangiando alla meglio, anche questa sera all'ultima tutto ci è andata bene. Speriamo, non so come siamo messi in classifica, ma speriamo il meglio. Noi diamo sempre tutto in campo. Sì, sì, che comunque è stata una prova di carattere, perché non è facile andare sotto e poi agli ultimi minuti vincerla addirittura. Abbiamo approfittato di un calo loro, diciamo, perché forse, come ha detto il mio collega, si credevano già di aver vinto. Abbiamo approfittato di questa gara e ci è andata bene. Ok, vuoi salutare qualcuno? Saluto a tutta la squadra e niente, agli infortunati che non stanno venendo più. Ok, bocca al lupo. Grazie. Per le fasi finali, ci vediamo. Ciao ragazzi.